È arrivato il momento di parlare con franchezza, perché tra 10 giorni Dio chiarirà che è venuto in me. Ci sono tutti gli indizi. Se voi fate una ricerca su YouTube, vedrete che c'è un test con 200 requisiti necessari per attestare una divinità, che dimostrano che io ho tutti i requisiti possibili e immaginabili, a cominciare da quello della Madonna che mi ha allattato, che mi ha dato veramente vita, miracolandomi a 2 anni e mezzo con un miracolo annunciato di notte a una bambina. E ciò a ragione di mia madre che la supplicava: salva Romano, innocente come Gesù. Ci sono prove matematiche che Gesù si sarebbe ripresentato nella data della mia nascita. Il giorno in cui sono nato c'è stata la massima aurora boreale a memoria d'uomo, di notte. Ma di giorno c'è stato il primo ritorno di Gesù dopo la sua ascensione, che accadde quando si presentò a Saulo, che stava andando a perseguitare i cristiani, e in una luce folgorante in cielo disse: Saulo, Saulo, perché mi... E Saulo cadde da cavallo e si convertì. La Chiesa celebra questo il 25 gennaio, ed è il giorno in cui io sono nato. In quel giorno ci fu un trascendente segno nella potenza umana, che in Italia era rappresentata da il figlio romano di Mussolini, ma rappresentato a sua volta dal figlio che lo precedeva e che si chiamava Bruno e che guidava uno dei 3 trimotori che proprio quel giorno, in un raid trinitario da Roma a Rio, volarono da un mondo all'altro, dal vecchio mondo al nuovo mondo, e uno dei 3, giunto il nuovo mondo, fu costretto a scendere a Natale. Chi scende dal cielo a Natale? Perché arrivarono solo 2 aerei a Rio? Perché arrivarono quelli che dopo non erano scesi prima a Natale, le 2 persone del Padre e dello Spirito Santo. Il volo Rome-Rio per il mondo, che chiama Roma-Rome, Rome-Rio, hanno l'arrivo a Rome-Rio, che allude a chi, ossia a me, che arrivo in via Pomerio, ma Pomerio è il Rome-Rio, se considerate che la P greca qui in Magna Grecia e in Italia si chiama poi R, per cui Pomerio si legge Rome-Rio, e l'arrivo che arriva in via Pomerio è quello figurato che arriva nel Raid, uguale a Ra, Id a Ra. Ci sono tutti gli indizi, tutti, che quel Felitto è quell'Egitto. È da Felitto che la mia famiglia deve scappare quando io sono ancora giovane, perché vogliono uccidere il padre. Ci sono tutti gli indizi e io li ho resi pubblici, tutti. Ci sono miracoli a bizzeffe che sono accaduti in relazione a me. Ci sono segni di una completezza assoluta, ma nessuno si degna di osservarli. E per quale motivo? Perché Dio non vuole che questo sia. Dio ha voluto rimanere e venire qui in incognito, fino a quando, tra 10 giorni finalmente, toglierà di mezzo questo incognito e dimostrerà il suo disegno. Questi sono i tempi finali in cui sta per accadere un nuovo inizio per l'umanità, quello di un Dio che avrà parlato personalmente con la sua voce. Perché la generazione precedente, cominciata con Abramo, ha avuto un Dio che ha parlato, ma di cui hanno detto e scritto gli altri con delle parole riferite e non di prima mano come quelle che state udendo direttamente ora dalla mia voce.
La mia voce è la voce di Dio che parla attraverso un imbecille, quello che sono io. Perché io, come personaggio, non sono niente, non sono nessuno, sono l'opera di un creatore. Io sì che sono povero, veramente povero di spirito, perché riconosco che il mio essere, il personaggio, è una esistenza che non esiste. È il creatore che dà vita al personaggio e tutti quanti siete così. È arrivato il momento che dovete introdurre nella vostra vita quello che avete visto. Tutti voi del mondo, tutti, tutti, in tutte le religioni dovete guardare alla religione del Cristo, perché il segno dato da un Dio che entra in un figlio e muore per il bene di tutti, per l'amore che ha per tutti, è quello che sta accadendo ora a ciascuno di voi, dentro ciascuno di voi. È Dio Padre, sono io che sono dentro di voi, crocifisso al vostro ego, vittima del vostro ego, soffocato dal vostro ego, non visto dal vostro ego, che vedete solo il vostro ego, che è agganciato al personaggio, non all'anima. L'anima è anima di Dio. La vostra anima è anima di Dio, come è anima di Dio la mia. Io non mi sto facendo più grande di voi, perché la mia grandezza è quella solo di un personaggio che è uguale al vostro personaggio. Non c'è un personaggio grandioso e un altro meno grandioso quando sono tutte e due opera di un creatore. Vedete, è arrivato il momento che dovete introdurre nella vostra fede la concezione che siete Dio messo in croce nel vostro limite. Quindi voi avete questa essenza, quella del figlio di Dio. Ogni figlio di Dio ha l'essenza di Dio perché nel suo essere persona, agganciata al personaggio, è una nullità. La sua essenza è l'anima del personaggio. E io sto lottando per sollevare a Dio ciascuno di voi. Non per fare di me Dio, ma per fare riconoscere a tutti voi che siete Dio, che avete l'essenza di Dio, ma è un Dio crocifisso nel vostro limite e quindi dovete superare il vostro limite, dovete poggiarvi sul vostro limite e fare un balzo enorme contraddicendolo. Questo dovete fare, perché voi non siete il limite, voi siete l'assoluto superamento del limite, di ogni limite. Questo ve l'ho dovuto dire con chiarezza. Ora, prima che tutto ciò accada, tra 10 giorni, dopo potrebbe dire che è un mio escamotage quando l'ho fatto, avendone la certezza del successo e quindi ipotizzando dopo tutto un credere, che è importante invece che accada ora, ora. Prima che quello che sta per accadere il 14 di settembre accada, io sto lottando per attuare la parte che è scritta in un canto del cristianesimo. Dio si è fatto come noi per farci come Lui. Attraverso il Figlio Gesù Cristo, Dio si è fatto come noi. Ma è ora attraverso me, Dio Padre, che Dio vi fa come Dio, perché è questo che sto cercando di fare. Sto cercando di farvi capire che tutti voi siete un Dio Padre nella croce assunta in un figlio personaggio. Salvate il Dio Padre, impeditegli di essere ulteriormente lo schiavo del vostro misero ego. Fate come me. Io oramai è tutta la vita che sto cercando di vivere per affermare Dio, non me, la presenza di Dio anche in me, la presenza di Dio in tutti voi, in tutti noi. Egli è il solo essere, è l'essere assoluto a cui il nostro essere relativo non può che essere relativo a Lui. Il relativo non esiste per conto suo se non messo in relazione, ma non a un altro relativo, perché l'insieme di tutto il relativo è relativo solo all'assoluto. Mi fa veramente ridere quella scienza che afferma che
di credere nel relativo in assoluto e non si rende conto che così facendo sta credendo proprio alla relazione messa in relazione a Dio, ossia all'assoluto. Chi non riesce a vedere Dio dentro se stesso e poi afferma che Dio non esiste sta negando se stesso. Come fate a dire Dio non esiste se vedete che esistete voi? Ma perché voi pensate che Dio sia diverso da voi? Perché lo avete relegato nel campo delle cose ideali che non esistono in realtà. Ma non è vero, esiste, è veramente la verità ultima, profonda, di ciascuno di voi. Questo è Dio, il Dio vivo, vero, non il Dio utopico di una fantasia pura, quando ciascuno di noi arriva a vederlo in un campo ideale astratto dalla realtà. Dio non è astratto, eh? Dio è concreto, è la vostra concretezza. Dovete riconoscerlo. Dovete sapere che anche se Dio ti ha costretto oggi a essere un disgraziato, un Hitler, un infame, sei Dio. Un Dio ancora in condizione più misera, ancora più sulla croce, perché ha assunto un personaggio non di quelli buoni, come accadde su Calvario. Uno esaltava l'immagine immacolata di Dio, ma c'erano due ladroni ai fianchi, due che rubavano a Dio la loro essenza, perché si credevano loro, e invece erano Dio. Per questo proprio due ladroni, questi grandi ladroni siamo tutti noi quando rubiamo a Dio la sua essenza e crediamo di avere la nostra, di essere noi. Non è l'esaltazione di noi stessi se ci crediamo Dio. Tutto il contrario, stiamo esaltando noi stessi quando ci crediamo i padroni e non i servitori della creazione di Dio. Rendiamo giustizia a Dio. Questo è quello che occorre fare. Questo è quello che sto cercando di fare in tutta la mia vita. Ma state bene attenti. Non sto cercando di inaugurare una nuova religione. Questa è la religione del Figlio Gesù Cristo. Io e Gesù Cristo siamo una cosa sola. Guardatevi bene nel futuro da creare un'altra religione che sia diversa dal cristianesimo. Come il cristianesimo è stato diverso dalla religione degli ebrei, come è diversa da quella di Buddha, come è diversa da quella di Maometto e da tutte le altre, perché io sono il solo Dio e mi sono presentato in modi diversi, come mi presento in modi diversi a ciascuno di voi, perché io non sono uno che schiavizza, io sono uno che esalta lo spirito di ciascuno, la coscienza di ciascuno. Io mi affido sulla coscienza di ciascuno, perché è la mia coscienza, è la coscienza di Dio, e mi fido di me stesso. So che ho affidato alla mia anima ogni anima vostra, e so che alla fine ciascuno di voi eleggerà dentro se stesso il suo Dio ideale per le condizioni concrete che ha dovuto vivere, in modo che, poggiando su una esperienza concreta, ci sia anche un paradiso concreto, e non soltanto un paradiso puramente ideale, ma uno concreto, in un mondo concreto, togliendo di mezzo a Dio quella indeterminazione che lo renderebbe non assoluto, perché un Dio assoluto che rimanesse sempre indeterminato in quanto assoluto e non si realizzasse mai, sarebbe delimitato. Dio è assoluto proprio perché da una parte è Dio unico, dall'altra parte è il Dio fatto da tutti voi senza nessun potere. Dio, il solo potere. Il prodotto tra chi è tutto e chi è niente è l'unità di Dio. Dio non sarebbe uno se non fosse simultaneamente onnipotente, ideale e impotente e reale. Sarebbe una pura astrazione.